Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per questo nuovo appuntamento in musica. Allora, in queste settimane ho cercato di rispondere a quelli che sono stati i messaggi che sono arrivati alla nostra casella di posta elettronica. Ho cercato di rispondere anche a tutti quei messaggi sui vari social, ma in particolare mi ha colpito una tipologia di messaggio. Potremmo distinguerli in chi è euforico e non vede, per così dire, l'ora che esca il nuovo Sonar, il nuovo Cake Wall Sonar, e chi invece comincia a essere malinconico perché sa che comunque il supporto di Cake Wall by Bandlab, quindi Free, il Cake Wall Free, che conosciamo tutti, potrebbe terminare da un momento all'altro. Però rimaniamo ancora concentrati sul fatto che si potrà continuare quindi a utilizzare tranquillamente questa versione, che è decisamente stabile, finché appunto non ci sarà la nuova versione. Tenete a mente una cosa, insieme a Sonar esce anche una versione che si chiama Next, però è un sequencer che ci permette di mettere in linea le nostre idee, anche perché le persone che si dedicano al missaggio, anche probabilmente complice il fatto che i prezzi stanno abbassando decisamente, sono sempre meno. Effettivamente si tende, la tendenza soprattutto di giovani, è buttare giù un paio di tracce e affidarsi a qualcuno che gliele mixi. Per fare in modo di buttare giù le tracce, solitamente si ricorre a software che sono più immediati nella composizione, ad esempio FL Studio, piuttosto che Reason. Sono dei software in cui già, senza l'ausilio di altri plugin esterni, ma diciamo in un pacchetto già preconfezionato, si riesce tranquillamente a creare musica un po' in tutti i generi. Ma detto questo, facciamo quindi un salto ai software professionali. Ci sono stati alcuni di voi che ci hanno scritto e ci hanno detto: ma io voglio acquistare un software professionale per fare musica. Allora, fermiamoci qua, senza entrare troppo nel dettaglio. Ultimamente ho visto, proprio di recente, su un canale YouTube dove si diceva che la musica parla sempre più Mac. Non sono d'accordo con questa affermazione, nel senso, è vero che Mac è un'ottima macchina per fare musica, senza ombra di dubbio. Il bello della tecnologia Mac è che funziona, ma non hai tantissime scelte. E per me, che ci sono ad esempio alcuni VST, synth, che adoro, che non sono compatibili con Mac. E questo per me è un limite, quindi conosco tantissimi produttori, tantissimi studi di registrazione che utilizzano Windows, hanno l'ecosistema Windows. Perché? Perché hanno necessità di avere delle periferiche magari anche più a buon mercato rispetto a quello che propone magari un tipo di periferica che sia perfettamente compatibile con quell'ecosistema, e quindi la scelta è, alla fine, è Windows. Il fatto poi che mi venga detto: sì, ma per fare musica a un certo livello il software professionale di riferimento è Pro Tool. Allora, dico la mia, ma la dico a me stesso come al solito, oppure la dico anche a quelli che mi hanno chiesto nella vita di tutti i giorni: sì, no, ma noi andiamo in quello studio perché hanno Pro Tool per registrare. Ok, subito mi è venuto in mente il fatto che quello studio innanzitutto non ha un Apple ma un Hackintosh, e quindi se in questo mondo e se in questo ecosistema di computer Mac ci vogliamo mettere anche gli Hackintosh, allora già c'è qualcosa che stona, anche perché Hackintosh, per quanto lo vogliamo, non è puro, non è un sistema puro. Per cui anche lì, allora, il focus è sempre su Pro Tool, il software professionale. Il software per fare musica professionale è quel software che ti permette di sviluppare tutto quello che ti passa in mente nel migliore dei modi e con un risultato ottimo. Quello è il software professionale. Che poi ci sia un software di riferimento e quindi standard a livello proprio di studi professionali, sì, esiste ed è Pro Tools. Ma focalizziamoci su cosa significa standard. La parola standard, per come la vedo io, poi chi è d'accordo con me
ci sarà chi è d'accordo con me e chi no. Per come la vedo io, la parola standard significa che quando dobbiamo avere rapporti di collaborazione, naturalmente avere lo stesso software ci semplifica. Ma ad esempio, io ho rapporti di collaborazione con tanti di voi che utilizzano Cakewalk e quindi questo mi semplifica. Se io avessi chiuso Pro Tool, non potrei avere rapporti di collaborazione con persone che ad esempio utilizzano Cakewalk. Ma questo non significa che chi utilizza Pro Tool lavora meglio o il mix esce meglio di chi utilizza Cakewalk. Assolutamente. Facciamo un esempio molto pratico. Adesso citerò due ecosistemi per scrivere lettere. Uno è Word, Office, pacchetto Office, e uno è OpenOffice, che è un GNU, libero. Ok? Non è che una lettera la scrivo meglio se la scrivo con Word e quindi quella lettera è una lettera professionale. Quello che è il mio background, quello che è la mia esperienza, quello che è il mio modo di scrivere, e in musica quindi di comporre, che io lo scriva su Word o che lo scriva su OpenOffice, non cambia. Cioè il mio articolo scritto su Word o scritto su OpenOffice sarà comunque un bello articolo, perché è dettato dal mio background, ok? Quindi quello che utilizzo, l'interfaccia che utilizzo, se io ho un ottimo background, alla fine è indifferente. Nel momento in cui io devo condividere, magari per delle revisioni, il mio lavoro, allora lì ecco che avere il pacchetto Office, che comprende tutta una serie di feature per quanto riguarda le revisioni dei testi, magari mi facilita, piuttosto che avere OpenOffice dove magari le mie revisioni non sono compatibili. Allora sì, ma questo non vuol dire che la lettera sarà scritta meglio o avrà un impatto migliore verso il consumatore. Assolutamente no. Quello non è lo standard. E il fatto di avere Word o OpenOffice sicuramente non dà un valore aggiunto alla mia lettera. Il mondo professionale parla Mac. Conosco diversi professionisti, e ce ne sono tantissimi esempi, che da Mac sono passati a Windows, con ottimi risultati. Per par condicio diciamo anche che ci sono dei professionisti che da Windows sono passati a Mac. Ognuno fa delle scelte mirate, ma non esiste comunque un ecosistema migliore di un altro. Quello no, quello decisamente sì, mi lascia la mano in bocca, ecco, un po'... No, storco un po' il naso quando sento affermazioni del genere. Anche perché vorrei vedere chi può arrogarsi il diritto di dire che la mia musica non è professionale se la faccio con Windows o la mia musica non è professionale se la faccio con Mac. Bene ragazzi, quindi non è importante la DAW che si ha. È importante, sono importanti le skill che avete. Se voi sapete come far suonare una batteria, se sapete come far suonare un basso, se sapete comporre e quindi miscelare una serie di suoni e fare in modo che tutti si sentano indistintamente all'interno di un mix, allora avete già vinto. Significa che al netto di conoscere i vari menu, potete tranquillamente mixare in qualsiasi tipo di software. Un'altra piccola considerazione che vorrei fare è che l'unico plugin che avete che migliora la vostra musica ce l'avete voi incorporato ed è questo. Questo è l'unico plugin che può migliorare la vostra musica. Andare alla ricerca dell'ennesimo plugin sperando che quel plugin migliori la vostra musica, si rischia di non valutare a fondo i plugin che avete, di non dargli merito del fatto che magari sono degli ottimi plugin e di svalutarli solo perché sono dei plugin stock. Però preferisco quello, quel tipo di plugin che fa solo una cosa ma la fa veramente bene, piuttosto che andare alla ricerca di chissà quale equalizzatore gratuito, chissà quale compressore gratuito, chissà quale emulazione gratuita, e magari quell'emulazione gratuita ce l'avete dentro il vostro sequencer ed è già in stock. Racchiuderei dicendo che per noi che utilizziamo Cakewalk, lo standard è Cakewalk. Vi auguro buona musica.